Monica è stata la pioniera di tutto. Pensate, persino la prima a mettere gli occhiali in pubblico, coraggiosa. Ha inventato la comicità per una donna bella, che non era facile. È stata riferimento di tutti noi. Mancava da molto, ma io sono molto colpita che se ne sia andata, anche perché con lei tramonta quell'epoca, dove io sono entrata quasi bambina, ma li ho conosciuti tutti. Addirittura con due di loro ho lavorato, Mastroianni, Manfredi. È un momento di un addio vero, anche a un'epoca. Hai detto di un'Italia che non c'è più. Che cosa rimane però di Monica in questi casi? Tutto l'insegnamento, per esempio rimango io, che sono una conseguenza. Borotalco è una conseguenza, Nadia, di Monica Vitti, di quel tipo di candore, di comicità, anche di carineria. Monica era molto bella mentre faceva ridere. Beh, insomma, è molto ufficiale. Io invece sono commossa dentro e mi sentite la voce un po' rotta. Un ricordo di Monica. Guardate, la cosa più figa che ho fatto è che l'ho talmente studiata che quando ho avuto la possibilità di avere un mio staff artistico ho preso tutti i suoi, il suo truccatore, il suo parrucchiere e soprattutto il suo art director Luca Sabatelli. E quindi, beh, tutte avremmo voluto diventare Monica.